bentornati di nuovo sul mio canale, sono Sara Senza H, per se ancora non mi conoscete, e oggi vi porto un mini haul delle cosine dell'Avon. Ho fatto io questo ordine esclusivamente per me, di cose che bisognava per me e di altre che anche voleva provarle e mostrarvi, perché devo dimostrarvi tre cosine nuove che troveremo adesso in campagna 5. E vabbè, se volete sapere che cosine sono, restate qua. Prima di tutto mi sono preso questi calzini che stavano veramente a un prezzo, mamma mia, a 2,95. Sono questi calzini idratanti per i piedi, va bene, sì. Sono 100% cotone, qua c'è la scritta dell'Avon. E questo serve, per chi non lo sa, quando ci mettiamo la crema idratante nei piedi, fa che al mettere il calzini fa che la crema penetra ancora di più dentro e ci idrata, ci raddoppia la idratazione. E va bene, e per quello lo volevo provare, ho preso questi. Poi mi sono preso questo detergente per il viso 3 in 1 con argilla bianca e acido salicilico 2.0 della Clear Skin. Sto utilizzando un altro detergente viso per uso quotidiano, che veramente mi sta andando molto molto bene e sto molto molto contenta con quello. Però ho visto che questo era un 3 in 1 e mi ha fatto venire come curiosità e lo volevo provare. Questo è da 75 ml, serve anche come detergente viso per uso quotidiano e normale, con un pochino d'acqua lo mettiamo sul viso e poi con acqua tiepida lo togliamo. Poi anche serve come esfoliante, e l'altro serve come una maschera che la lasciamo sul viso durante 3 minuti e poi anche la togliamo con l'acqua tiepida. E vabbè, aveva curiosità da provarlo e per quello me lo sono preso. Questo non si ha da utilizzare per ogni giorno, dice che solamente 2-3 giorni alla settimana. E vabbè, aveva boia. E questo interessante, per questo lo aveva preso, perché qua dice: questo detergente libera i pori e rimuove le impurità per una pelle che si sente morbida e rinfrescata, e contribuisce inoltre a ostacolare la formazione di nuovi punti neri. E scusate, ma questa lettera è minuscola, non si vede nulla, sto così, mamma mia. E vabbè, il prezzo 3,95, 4,95, una cosina del genere, perché il suo prezzo così, e vi lo lascio anche qua scritto bene. E poi anche nel catalogo aveva una super offerta prendendo un rossetto della Extra Lasting che stava a solamente 3,95, una cosina del genere. Mi sono preso questo, la tonalità Pink Perfection, e wow, a me mi piace un sacco. E questo così, ok, è molto molto fragola, però a me mi piace tantissimo, fa un odore buonissimo. Non so che cosa fa l'Avon, però i rossetti e tante altre cose fanno un odore veramente molto buono. E devo dire che la linea questa dell'Extra Lasting è da lunga tenuta, e ho provato nessuno di questi e lo voleva provare, vediamo come mi trovo e ve lo dirò, vediamo come mi trovo. Ok, e adesso sì, passiamo a tre novità che troveremo adesso in prossima campagna 5. La prima si vede, perché mi sono innamorata subito da questo colore. Ok, devo dire una cosa, nel video precedente con le novità che troveremo in campagna dell'Avon, in campagna 5, delle cose nuove, aveva detto che venivano i nuovi smalti della Gel Shine, però mi sono sbagliato, non è la campagna 5, lo troveremo in campagna 6, va bene, potremo aspettare, penso di sì, che vi lo consiglio tantissimo, perché le tonalità che arriveranno sono tutte bellissime, non c'è nessuna che non è bella, veramente sono tutte molto molto belle. Ok, io mi sono preso questo, che è la tonalità Just My Nail, ok, guardate le unghie,
e guardate il colore, è veramente come è così. Mi piace da morire, mi piace moltissimo. È un blu puffo, che dico io, va bene, un blu puffo, però a me mi piace tantissimo. Adesso per l'estate, wow, questo colore sarà il mio must have, sicuramente. E vabbè, la gel shine, e come bene sapete, se non lo dico, per chi ci sta qualcuna persona che non lo conosce, la gel shine ha 7 benefici in uno. A me, devo dire, anche l'ho detto nel video in spagnolo, che ho fatto lo stesso, del mini haul, a me la gel shine non mi ha venito bene, se mi hanno seccato troppo presto e non mi hanno piaciuto. I colori, le tonalità mi hanno piaciuto tantissimo, però all'ora di comprarlo non mi ha risultato bene. Vediamo come adesso, sì, essendo della linea MAC, vediamo se hanno cambiato formulazione, vediamo, perché sto dando una seconda e terza opportunità, perché i colori sono bellissime, però del momento io mi sto trovando molto molto bene. E poi della Food Works troveremo un'altra profumazione nuova, un'altra fragranza nuova, che è la Exotic Paradise, con estratti di noce di coco, va bene. E qui troveremo un altro, in campagna troveremo un pack, qui manca il spray rinfrescante per i piedi e per le gambe. E Food Works è la gamma, è la linea, mamma mia, gamma è, penso che in spagnolo, non so se si dice anche in italiano, ok, è la linea per i piedi dell'Avon, e vi lo consiglio tantissimo. Questi mi sono preso, che se no parlo troppo, mi sono preso l'esfoliante per i piedi e poi mi sono preso la crema, la lozione per i piedi idratante. Devo dire che a me il coco mi stanca moltissimo, però Avon veramente sa cercare l'odore questo a coco senza stancare troppo, almeno per me la sensazione che mi dà, e questo sì che fa odore a coco, però molto delicato, mi piace moltissimo, veramente mi piace come trova Avon il coco, per dire così, l'aroma, la profumazione, perché non è troppo coccosa, non so come benedirlo. E va bene, questo lo troveremo in campagna. E il suo prezzo singolo penso che lo troveremo a 3,95, una cosa del genere, 4,95 come molto. E poi anche troveremo il pacco nell'spray rinfrescante, tutti e tre a solamente 9 euro, mamma mia, buonissimo. Questa linea della Food Works vi la consiglio tantissimo, davvero, fa il suo lavoro a un prezzo bassissimo e lavora molto bene, tanto sia un esfoliante come sia una crema idratante o come sia una crema per i piedi scrapolati, per i talloni scrapolati, funziona veramente molto molto bene. È davvero che non ha niente di la comparazione con uno di farmacia di un altro marchio più conosciuto. La unica differenza è il prezzo, però davvero il suo lavoro la Food Works lo fa. Ok, e poi un'altra cosina, e questo, vabbè, è novità perché viene con la linea MAC, però questo già stava in catalogo. Mi sono preso questi due correttori, queste penne correttive CC, ok? Queste due penne correttive, io sono preso questo che è la giallo e questo che è la verde. La gialla serve per la parte sottocolari, per le parti un pochino più oscure, per cancellare, per dire così. E poi anche il verde, che il verde serve per i rossori. E vabbè, questa è la punta, questa è il verde e poi questo è il giallo. E niente ragazze, fino qua il mini haul da oggi, spero che vi è piaciuto, se così come sempre vi dico lasciatemi un mi piace grande grande grande, e poi anche se non ti sei iscritta e pensi che questo canale ti può essere interessante, qui sotto c'è il bottoncino, ti puoi iscrivere e se gli dai la campana anche YouTube ti invierà per email tutti i miei video, quelli che faccio anche nel canale in spagnolo e anche in italiano. E niente ragazze, che ci vediamo molto molto presto in un altro prossimo video. ¡Mua! Arrivederci!
breakdown.